Ciao a tutti! Oggi prepareremo la mousse all'albicocca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più 3 ore di raffreddamento in frigo. Gli ingredienti sono albicocche mature tagliate a pezzetti, acqua, zucchero, gelatina ammollata in acqua fredda, vanillina, panna e zucchero a velo. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa mettiamo la panna in congelatore che ci servirà ben fredda per montarla. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, l'acqua e le albicocche. Le facciamo cuocere per 15 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungiamo la vanillina e la gelatina ben strizzata. E frullare per 40 secondi da velocità 5 a velocità 10. Trasferire in una ciotola capiente e lasciare raffreddare. Lavare e asciugare bene il boccale. Una volta che si è raffreddata, montiamo la panna. Posizioniamo la farfalla sulle lame. Mettiamo lo zucchero a velo. Abbiamo ripreso la panna dal freezer. Versiamola. E la montiamo senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferiamola nel contenitore con la salsa di albicocche. Amalgamiamo delicatamente con la spatola. Trasferiamola in stampini monoporzione e riponiamola in frigo per almeno 3 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la mousse dal frigo, sformiamole e serviamole. Mousse all'albicocca. Grazie e alla prossima ricetta!